Qui nella piazza degli ostaggi, qui davanti al Museo dell'Arte di Tel Aviv, la tavola imbandita sempre dalla prima settimana dopo il 7 di ottobre. Portiamo testimonianza di un paese mobilitato, dell'Israele laico, dell'Israele che chiede la liberazione prima di tutto della propria gente, degli ostaggi. Questa mattina la tregua a Gaza è stata rinnovata all'ultimo minuto, proprio perché non si sapeva se Hamas avrebbe potuto portare altri ostaggi liberi. E questo quindi è il cardiopalma. Ogni giorno dobbiamo capire se funziona o no, se ci sarà un prolungamento, se la guerra riprenderà e quindi vorrà dire più o meno la fine dei negoziati. Qui si dice verso domenica, poi la guerra dovrebbe riprendere. Tel Aviv, la piazza dei rapiti, nel centro, vedete davanti al museo, la gente manifesta, bring them home, portateli a casa, con le foto, le immagini, i nomi dei ostaggi che sono ancora in mano dei 145 a questo punto, 102 liberati, 145 ancora prigionieri. Portateli a casa, portateli a casa. Nonostante le consegne e le riconsegne di Hamas, le liberazioni, vedete qui ancora il muro con la tenda, meglio, con le foto, comincia a diventare una chiara, netta maggioranza uomini, giovani uomini, ma anche anziani, 24, 24, 39 anni, 75. 32, 24, 59, 79, 33, molti sono in età da soldato, 23, 45, non sappiamo quanti di loro siano ancora vivi. Probabilmente non tanti. Non sappiamo quanto Hamas bluffi e cerchi semplicemente di guadagnare tempo, sapendo che crea difficoltà agli israeliani, sapendo che ogni giorno è un modo per riorganizzarsi, per pesare sull'opinione pubblica internazionale, per permettere alle Nazioni Unite, al mondo, di cercare di bloccare Israele nella seconda parte dell'offensiva. Questa è l'Israele laica, democratica, che si era opposta a Netanyahu e notava anche un intellettuale israeliano della levatura di Tom Segel, storici, ma tutto sommato stanno avendo effetto sul governo perché è lo stesso meccanismo, più o meno le stesse persone che sono mobilitate negli ultimi mesi contro il governo, vedete come sono organizzati, i nastri gialli, i simboli degli ostaggi, le magliette, c'è tutta un'organizzazione dietro qua, le targhette d'identità dei rapiti, c'è tutto un mondo che si sta muovendo, che si mobilita per garantire il rientro. Naturalmente questo è un fenomeno molto occidentale, molto di società affluente, dove l'individuo vale più della collettività per molti aspetti, dove la collettività lavora per l'individuo. Quindi si parla dei casi individuali. In questo momento qui non si sta parlando di distruggere Hamas, ma di fare di tutto per liberare quelli coloro i quali sono considerati ancora ostaggi.